Ringrazio il senatore Paragone, l'amico Gianluigi, per la sensibilità dimostrata in materia. Lo ha fatto a Taranto in numerose occasioni, lo sta facendo qui da una sede istituzionale altamente rappresentativa del nostro Stato. Sarà una conferenza stampa in cui, dopo la mia presentazione, l'analisi un po' dei temi intimamente connessi con l'ex Ilva, ci soffermeremo su degli aspetti tecnici con l'ingegner Angelo Fasanella alla mia sinistra, per dimostrare come quella della transizione ecologica, lo sviluppo green, la decarbonizzazione è una chimera, è un qualcosa di teorico, è l'ennesima farsa, utile solo a prendere tempo e a tener calmi i cittadini. E proseguiremo poi con Vanni Ninni, che è appunto segretario del sindacato CISL SACS, sindacato appunto di arte, cultura e spettacolo, per far comprendere appunto come esiste una doverosa alternativa per Taranto che abbia come volano la cultura, l'archeologia, lo spettacolo, le risorse naturali, il turismo. L'ingegner Fasanella, dimenticavo di precisarlo, è un ingegnere esperto di produzioni siderurgiche e di raffinerie, quindi un tecnico della materia, perché quando si dice che la decarbonizzazione è una chimera, beh, è giusto anche dimostrarlo con degli esperti del settore. Intanto la sentenza di ieri, che ci piove tra capo e collo, quella del Consiglio di Stato, che ribalta la sentenza del TAR e che quindi stabilisce che l'aria a caldo potrà continuare a produrre. Aggiungo, potrà continuare a produrre l'aria a caldo, continuando a produrre inquinamento, avvelenamento, morti e tumori. Sono dei dati agghiaccianti, sotto gli occhi di tutti, peraltro validati scientificamente. D'altronde, lo studio Sentieri di qualche anno fa è stato qualcosa di impressionante circa i dati e circa il nesso di causalità appunto tra i fattori inquinanti e le patologie che conducono fino alla morte. Taranto, dobbiamo dirlo, è una città stuprata, è una città in cui purtroppo l'articolo 32 della Costituzione evidentemente non viene applicato. Vedete, in Italia è nato un ministero, quello della transizione ecologica, retto dal ministro Cingolani. Ci saremmo aspettati che fosse in realtà un ministero dell'ecologia, della difesa strenua dell'ambiente. Così non è, ed è incredibile, ed è paradossale, ed è assurdo che Cingolani, come ministro, si sia appunto costituito in giudizio, appunto ad adiuvandum, nel giudizio appunto pendente davanti al Consiglio di Stato contro il pronunciamento del TAR che aveva disposto la chiusura dell'area a caldo. Vedere un ministero che si schiera dalla stessa parte di ex Ilva, di Ilva in AS e di ArcelorMittal è a dir poco agghiacciante. Vi parlo di numeri, numeri che riguardano, che li parametriamo rispetto al dato regionale pugliese. Una mortalità nella fascia compresa tra 0 e 14 anni del più 23%, linfomi sempre nella stessa fascia di età più 90%, ricoveri per leucemie da 0 a 19 anni più 59%. Per non parlare poi della notizia di questi ultimi giorni, gli studi compiuti da Nature, che individua nelle aree limitrofe all'Ilva per i bambini che presentano piombo nel sangue e arsenico nelle urine dei danni neurotossici.
che provocano ritardi mentali e quindi autismo, ansia ed altre patologie neurologiche. Pensiamo al dramma degli ammalati di cancro. In media ogni famiglia tarantina ha un ammalato o un morto di cancro. Taranto, è triste dirlo, non vogliamo gettarci la croce addosso, ma è la capitale dei tumori. Si fa tanto, è giusto farlo, per far sì che Taranto diventi una città turistica di livello internazionale, ma con l'Ilva non potrà mai esserlo, perché l'Ilva rappresenta il freno a mano tirato di una città che vorrebbe correre alla velocità che le spetta. E ancora, i dati ambientali dell'ARPA hanno realizzato una media ponderata nel 2020. Ci sono dei limiti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che vengono nelle zone adiacenti l'Ilva tranquillamente, gravemente oltrepassati. Non è un fatto episodico, ma è un fatto, oserei dire, sistemico, perché si tratta di una media ponderata di tutto l'anno. PM5, parliamo di percentuale di milligrammo al metro cubo, mentre il parametro fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è 10, in alcuni quartieri di Taranto, Tamburi, si arriva a 16,10, via Alto Adige 11,65, via Machiavelli 12,08. PM10, parametro massimo 20, addirittura ai Tamburi si triplica e arriviamo al 30,23, via Alto Adige 21,25, via Machiavelli 24,39. Ossido di azoto, limite massimo 40, quartiere Tamburi 0, quartiere Tamburi 50,87, via Alto Adige 45,78, 41,85. Sono dei dati agghiaccianti in base ai quali c'è una ed una unica soluzione: chiusura dell'Ilva senza se e senza ma. Perché non è possibile che in questa città si chiudono le finestre durante i wind days, durante i giorni in cui lo spolverio, la diffusione delle polveri alimentata dal vento è terribile e fa sì che enti locali ed ASL debbano imporre, tra virgolette, per a salvaguardia della salute, alle persone di non aprire le finestre, ai bambini di non uscire di casa. È agghiacciante che in uno Stato democratico si chiudano i bambini in casa e non si chiuda l'Ilva. Avete visto tutte le restrizioni imposte dal Covid con riferimento a tantissime attività commerciali che sono state messe in ginocchio? Bene, tutte le tantissime attività sono state colpite, l'impunità è valsa solo per l'ex Ilva. Una chiusura che è chiesta da tutti, non solo dalle associazioni ambientaliste, anche dal mondo della Marina Militare, e sapete bene la connessione, il legame storico che sussiste tra Taranto e Marina Militare. Il COCER, con il suo delegato Antonello Ciavarelli, ha alzato l'attenzione sui rischi gravi che corrono i circa 10.000 marinai tarantini, in riferimento alla Guardia Costiera, dove operano servitori della patria, Guardia Costiera che è situata nel porto industriale e subisce terribilmente e pesantemente gli effetti dell'inquinamento. Si parla tanto di decarbonizzazione, di transizione ecologica, di green, di accordo di programma. Si usano gli inglesismi, forse per confondere le idee, e si parla di Just Transition Fund. Aria fritta, fumo in faccia ai tarantini. Lo dimostreremo con l'ingegner Angelo Fasanella, perché vedete, decarbonizzare per quello che è lo stabilimento, che è uno stabilimento che ha 60 anni e la durata media è di 30-40 anni, è tecnicamente impossibile la decarbonizzazione. Sarebbe come dire: prendiamo una Topolino, prendiamo una 500 e le mettiamo un impianto a GPL o un impianto a metano. Se voi andaste da un meccanico e da un impiantista e faceste questa richiesta, penso che vi riderebbe in faccia.
qui a Taranto non si ride, ma si piange. Ora però ci sono le responsabilità gravi, molto gravi dello Stato, perché ora con la nuova governance in Italia, che arriverà a prendere la maggioranza, più ArcelorMittal, lo Stato dice di metterci la faccia, ma lo Stato si sta rendendo correo di certe situazioni che riguardano Taranto, una Taranto che in cui purtroppo avviene la strage degli innocenti, avviene un genocidio. Occorre una e soltanto una cosa, lo ridirò fino alla nausea, chiusura senza se e senza ma, nessuna decarbonizzazione, nessun giochetto, nessun equilibrismo ed attività acrobatica di dire contemperiamo lavoro e salute. Quella fabbrica, ora come ora, è un catorcio. Potrebbe solo esistere una possibilità, che io certamente condanno, di radere al suolo e fare una nuova fabbrica ex novo con le migliori tecnologie, ma se così fosse, io dico, facciamola e fatela in un'altra parte d'Italia, perché Taranto ha dato tanto, troppo, in termini di vite umane. L'appello al sindaco di Taranto. Il sindaco di Taranto, sapete, emise una ordinanza di chiusura dell'area caldo da cui poi sono scaturite, no? È scaturito tutto l'iter amministrativo sfociato con le sentenze di TAR e Consiglio di Stato. Non basta una sentenza. Per ogni singola infrazione che commette Ex Ilva, a ogni singola infrazione deve corrispondere la sanzione, deve corrispondere l'ordinanza di chiusura. Lo dice chiaramente l'AIA, c'è la chiusura in caso di sforamenti. E se si verificano 100, 200, 300 ordinanze, 200, 300 infrazioni l'anno, parallelamente e parimenti devono scattare 200, 300 infrazioni. Non si scappa. Se io voglio... come dire, banalizzare tra virgolette il concetto, se io lascio la macchina in doppia fila, se io passo col rosso, se io commetto tutte le infrazioni del mondo relative al codice della strada, non è che per il sol fatto che mi è stata fatta un'infrazione, questa infrazione copre tutte le altre, assolutamente no. Per ogni infrazione c'è una sanzione, ecco perché il sindaco deve fare questo. E poi vorrei vedere nel momento in cui arrivano faldoni di ordinanze, chiaramente la magistratura non potrà ovviamente fermarsi e anche il Consiglio di Stato stesso si troverebbe in una difficoltà enorme dal momento che ci sono infrazioni certificate da ARPA, da organi ufficiali, non da organi soggettivi. Ora stiamo assistendo anche a quest'altro giochetto molto pericoloso che Acciaierie d'Italia, attraverso l'amministratore delegato Morselli, si starebbe avvicinando al Taranto Calcio attraverso forme di acquisto di spazi pubblicitari, di sponsorizzazioni. Il Taranto Calcio non deve assolutamente avere a che fare con un'industria che inquina e che uccide. E quando parliamo di Acciaierie d'Italia, parliamo di un soggetto misto pubblico e privato. E non credo che il soggetto pubblico, lo Stato, possa dare finanziamenti ad una società privata. Parliamo dell'aspetto dei lavoratori. La domanda che ci si pone molte volte è sì, ma se chiude l'Ilva dove andiamo a mangiare? È un falso problema. Vedete, non ci sono più i 40.000 dipendenti degli anni 60. Ora la forza lavoro dei dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, ex ArcelorMittal, è di circa 8.200. E già nei piani ufficializzati di Acciaierie d'Italia si vuole tagliare di almeno 4-5.000 unità. Se consideriamo di questi 8.200 lavoratori, cioè ci sono almeno il 30-40% già in cassa integrazione, con stipendi da fame, 800-1000 euro al mese. Ci sono queste prospettive atroci di riduzione ulteriore con 4.000 esuberi, 1.700 lavoratori di Ilva in AS abbandonati a se stessi. Bene, signori cari, di che cosa stiamo parlando? Di una platea di 4.000 lavoratori? 4.000, 5.000, 6.000, mettiamoci anche l'indotto, ci sarebbe solo per smantellare questo stabilimento, smantellarlo e bonificarlo, quindi ci sarebbero 30 anni di lavoro. Parallelamente si procederebbe con le vocazioni naturali del territorio tarantino, con il mare, con il turismo, con la pesca, con l'agricoltura, con la cultura, con l'archeologia,
con quelle che sono le vocazioni naturali di un territorio che con quella scelta scellerata degli anni 60 determinò uno stupro sistemico ai danni del territorio, per non parlare di come vengono trattati i lavoratori, trattati come vera carne da macello. Pensate, e ringrazio il senatore Paragone per la vicinanza, al povero Riccardo Cristello, licenziato da ArcelorMittal perché aveva fatto soltanto un copia e incolla di un post che parlava della fiction Svegliati, amore mio, licenziato, mandato via, vincerà sicuramente il ricorso. E dire poi degli operai che sono in cassa integrazione o vengono licenziati e prima ancora che gli arrivi la notifica, la comunicazione del provvedimento, entrano nello stabilimento e si trovano i badge d'accesso bloccati. Qui con ArcelorMittal prima e purtroppo oggi con Acciaierie d'Italia la musica non è cambiata. Siamo tornati nel medioevo dei diritti con una fabbrica che crolla a pezzi. Vedete, la rabbia è tanta, ma la voglia di vivere di Taranto, la voglia di costruire un futuro diverso è altrettanta. Non è facile, perché la gente ha paura di esporsi, perché i dipendenti, gli operai hanno paura di esporsi, perché quello che è stato fatto nei confronti di Riccardo Cristello, il licenziamento, è stato fatto per, come si suol dire, punirne uno per educarne 100, per creare un clima di terrore, di sottomissione, assolutamente non degno di un paese democratico. E allora arrivo alla fine del mio discorso, facciamo sì che questa città, Taranto, non sia, e cito Manzoni, un'espressione di Manzoni, quel volgo disperso che nome non ha, ma che Taranto continui ad essere una realtà in cui ogni cittadino sia degno di questa parola, cittadino. Una Taranto senza Ilva, una chiusura netta, senza equilibrismi, senza giochi di parole e senza questa solita litania di contemperare lavoro e ambiente. Non è più possibile. Quella fabbrica va chiusa, va smantellata, una fabbrica che ha un'estensione, un'area di 2,5 volte Taranto, si potrebbe costruire tutto e il contrario di tutto, dando vita ad un'economia alternativa. Quando si dice come si fa senza Ilva? Scusate, le città turistiche di Taranto, d'Italia, che puntano sul mare, come fanno a vivere senza Ilva? Spiegatemelo. Ho concluso, queste parole sono le parole che ogni cittadino si sente di pronunciare. In nome del popolo inquinato, pensate a quel reparto di chemioterapia, di oncologia, dove i nostri medici, i nostri oncologi, il dottor Pisconti e tutto il suo staff fanno salti mortali nella disperazione della gente, con la disperazione della gente, vedendo questa gente sempre più sofferente. Difendiamo Taranto in nome del popolo inquinato. Viva l'Italia, viva Taranto, viva la difesa della vita. Cedo la parola all'ingegner Angelo Fasanella che ci spiegherà meglio, che si addentrerà negli aspetti diciamo tecnici per cui quella che è la svolta green, la transizione ecologica, la decarbonizzazione è solo una mera chimera.